sapevo che avresti abboccato, eroe. Forza, prendetelo! You good for nothing, Spud. What else I'll report you? You attack me. I will follow. He's in my sight! So get a move on, sailor boy, get cracking on your way, man, it's a way you said to me, my dear. Go see. I can hit him from here.
there! Stop now! Stop! Allora, innanzitutto per prendere questa armatura bisogna trovare le 24 mappe templari sparse tra New York, Rive Valley e Nord Atlantico. Una volta che si trovano queste 24 mappe, vi faccio vedere cosa succede. Io adesso devo prendere l'ultima delle 24, ho finito. Una caccia fruttuosa! Via delle coordinate. Vi si apre una mappa del tesoro, chiamiamola una caccia al tesoro, in cui ogni mappa, tipo può darsi pure che trovate tipo una mappa di New York che vi porta a trovare, vi dice dove si trova il tesoro, tipo vi dice di trovarla, che ne so, nel Nord Atlantico, non per forza dove trovate le mappe si trovano gli oggetti da raccogliere, anzi quasi sempre si trovano in posti diversi. Infatti ho sbloccato la sfida, ho trovato tutte le mappe. Quindi cosa succede? Ci dice di andare a Rive Valley, però dove? Una volta che voi avete letto la mappa e avete anche trovato il tesoro della mappa, vi verrà indicata con una freccetta a fianco, in modo che vi fa capire che quella l'avete già fatta, quindi anche d'aiuto per non confondervi con le vecchie. Rive Valley, quindi vi dice guarda com'è facile trovare la cosa, non avete bisogno assolutamente di nessun video su YouTube e di nessuna guida, è facilissimo, vi ci faccio arrivare subito. Rive Valley, 52-724 sono le coordinate, quindi semplicemente andiamo su. Quella a sinistra ovviamente è il 52 e vi indica 52 e si trova da queste parti. Ora, dato che io sono un po' stupido e le cose me le devo andare a rivedere 50 volte, 724, quindi 724 52. Quindi si trova in questo punto. Questo è il punto in cui troverete il tesoro. Se non vi dice di scava, se non trovate, se siete proprio sul punto delle coordinate e non vi esce scava, guardate bene la mappa che vi dovete vedere tramite quello che c'è disegnato sulla mappa, vi mettete nello stesso, diciamo, direzione. Prendete, che ne so, come riferimento un albero, una pietra, quello che cazzo c'è. Comunque scaviamo. A vedere anche dove è il punto, si trova nel Nord Atlantico. Come? Si va qua dentro questa nave, praticamente si trova dentro una nave abbandonata, niente di difficile assolutamente. Si va qua, si va così, eccolo qua il cancello di merda. Si mettono tutti questi cosi, che poi non erano manco croci ma erano delle monete, che cazzo erano? Eccola qua, praticamente sarebbe l'armatura antica dei templari dai tempi del primo Assassin's Creed, un'armatura molto leggendaria per il fatto della sua antichità e rarità, ma cavaliere del passato vi darà anche il trofeo argento.
Secondo me non è niente di speciale. Non è bella da usare secondo me in game. È bella, per carità, è bella. Perché brutta non è, assolutamente non si può dire brutta questa armatura. Però non è, secondo me non è un'armatura che di questi tempi si potrebbe usare con godura in questi giochi di Assassin's Creed, perché è troppo vecchia per l'era moderna in cui ci troviamo in questo momento, in questo gioco. Perché è troppo avanti rispetto a questa armatura. Però dai, ci sta. Diciamo che se avrebbe avuto l'elmetto, tipo anche il casco templare, l'elmo, sarebbe diventato molto più bello. Era veramente bella da usare, però. Però, meglio di niente. Quindi, per oggi è tutto. Spero di essere stato chiaro. Alla prossima.